Nina dei Lupi, io avevo letto il romanzo di Alessandro Bertante quando uscì e avevamo molti amici in comune, quindi quando ho visto che usciva un suo libro subito l'ho letto e mi è piaciuto moltissimo. Non si sapeva neanche lontanamente che si sarebbe fatto un film, quindi non ho nemmeno pensato a questa possibilità, anche se già facevo l'attrice da una decina d'anni. Quando invece, diciamo sei, forse sette anni fa o cinque, si è iniziato a parlare di farne un film, io sono stata subito contattata da questo regista che mi ha detto che Alessandro gli aveva fatto il mio nome. Questa cosa mi ha veramente riempita di gioia, perché sempre succede che se un regista ti vuole è ben diversa, come è un approccio diverso, no? Da fare un provino, riuscire, essere scelti, che ha tutta una serie di emozioni e di soddisfazioni. Però quando un regista proprio pensa a te o viene consigliato da chi ha scritto la storia, è bellissimo, perché ti senti proprio giusta, desiderata per la parte, non hai, insomma, è stato un bellissimo inizio già. Poi c'è stata la pandemia e quindi il film è saltato e tutto quanto. Mi chiedevo, anche perché nella storia questo personaggio di Diana c'era scritto che avesse, non mi ricordo se 40 anni addirittura nella sceneggiatura o un po' di più, ma insomma io quando poi mi sono ritrovata che si faceva un anno fa, che ne avevo 55, ho detto ma secondo me non mi chiamano più, insomma, anche perché avrei un figlio di 9 anni, iniziava a diventare tutto un po'. E invece il regista mi ha detto ma guarda, l'età è l'ultimo dei miei problemi, la verosimiglianza con la madre di un bambino di 9 anni, non sappiamo nemmeno se questo bambino veramente è figlio suo, se in questa situazione di distopica, di fine, di apocalisse, questa è la maestra in questo paesino, si è improvvisata maestra, e chissà se sono figli di chi è orfano, chi no, insomma, quindi tutto questo aveva molta meno importanza che insomma, del solito. E certo, tu dici un diverso, oltre al, prima di tutto è un fantasy, diciamo, quindi in Italia se ne fanno ben pochi, no? È iniziato da un po' di tempo questa cosa, ma se ne fanno pochissimi, e quindi questo già ti lancia in una, anche a livello di recitazione, tu non è che devi essere realistico, che la gente si deve immedesimare esattamente in una cosa che succede a tutti, cioè è proprio fantasia, favola, e quindi vabbè, molto divertente perché è una cosa che accade poco e quindi mi sono divertita tanto. In più non c'era per forza un riscontro, se mi succedesse questa cosa io come la vivrei, ecco, no, era tutto come anche un sogno in un certo senso, no? Un sogno succede perché lo stai sognando, ma non ha nessun aggancio tante volte con la realtà, se è un sogno incubo, come molte delle scene di questo film, per quanto riguarda anche il mio personaggio che viene proprio rapito dalla sua vita e malmenato in tutti i sensi, no? Anche da questo cattivissimo Rubini e dai suoi adepti. Sono un amico. Che cazzo sei? Sono un amico. Ma da quant'è che siete rinchiusi qui? Mesi? Anni? La mamma dice sempre che tu sei speciale. E tu lo sai cosa vuol dire speciale? Vuol dire strano. Vuol dire strega. Prima le persone erano più buone. No, non tutte. Sono venuti degli uomini dalla galleria. C'era un uomo, noi l'abbiamo fatto entrare. In ginocchio! Tutti! Giù! Per cui siete lì tutti. Che cazzo c'è su quella montagna? A queste parti si dice che è meglio lasciarla stare, la montagna.